Ok, ci vediamo dopo. Allora, siete caldi? L'estate, tutto bene? In questa bellissima giornata primaverile a Montichiari? No, vabbè, come diceva... Buongiorno, ciao, ciao. Come diceva Romeo, sembra incredibile che, meno male, 14 anni, 15 anni, meglio non pensarci. E, insomma, è passato tanto tempo, però per fortuna siamo ancora qua, dai, questa è la roba... Volevo salutare un amico, avevo preparato due slide, poi semmai le vediamo dopo, perché adesso abbiamo cambiato il PC per un problema tecnico sulla presentazione di Claudio. E vorrei dedicare a lui, ecco, questo evento di oggi, Emilio, di Z1 Gar, che è scomparso due settimane fa. E... Emilio era una persona che io conosco da tanti anni, è sempre stato un entusiasta della radio e vi racconto giusto un episodio, l'ultimo contest, il Worldwide in CW l'abbiamo fatto qui da India 2 Sierra, abbiamo fatto il multi-multi, no? Perché non si era mai provato e logicamente ognuno degli operatori ha portato qualcosa e avevo chiesto a Emilio se poteva portare il suo amplificatore, no? E allora ci siamo sentiti, mi ha detto, guarda, Belin, l'amplificatore è su Montebignone, no? E lui è di Sanremo, però prendo il motorino e vado a prenderlo. Mi dico, non ho afferrato bene, come? No, prendo lo scooter e vado a prenderlo. Al che poi è venuto in soccorso Italia 1 NVU, Claudio, mi pare, qualcun altro lì della sezione che l'hanno aiutato, perché mi fa, pesa 35 kg, una persona pesa di più. Gli ho detto, sì, ma una persona si attacca all'amplificatore, fai la prima curva. Ma lui era così, no? E mi diceva, sì, ma non ti preoccupare, che facciamo? Infatti poi ha fatto ha portato l'amplificatore. Quindi, poi tante altre volte insieme siamo stati a Sanremo, era il presidente dell'Ari di Sanremo, era un punto di incontro per tutti gli amici. Per me la zona 1, parlando della Liguria, ecco, era rappresentata un po' da lui, ecco. E niente, purtroppo è così, quindi ogni tanto, sì. Io al lavoro dico ai miei forza e coraggio che la vita è di passaggio e in effetti è così, no? Quindi insomma, bisogna essere contenti per quello che si ha, poi il resto viene dietro, ecco. E, è stato uno shock perché avevamo fatto il contest pochi mesi prima assieme, poi avevamo altri programmi e volevo giusto ricordarlo così. Grazie a tutti e lascio la parola a Claudio. Buongiorno a tutti, Claudio Biacu, Fabio. Questo ci stai? Ok, 1, 2, 3, 4. Fabio. Siamo. Va bene, uguale, non è un problema. Giusto perché. Okay. Benissimo, siamo ancora qua, siamo sopravvissuti al primo WRTC in Italia. All'organizzazione del primo WRTC in Italia, che devo dire, conti di organizzarne mai. Perché no, ormai abbiamo preso la mano adesso saprei farlo anche meglio, veramente, e in effetti è stato un bellissimo evento, devo dire che dal punto di vista organizzativo, ma come riuscita, è stato veramente bello per tante scelte che sono state fatte, per un gruppo dell'organizzazione che, diciamo, in ogni sua parte ha svolto un compito ben preciso, da Antonello, Gianluca, il K4 LZH, che ha fatto il presidente, aveva le funzioni di coordinamento con tutte le realtà locali e così via, non solo, anche di seguire tutta la parte economica. Fabio, che ha rotto le scatole a tutti i vari sponsor per cercare di
avere le risorse necessarie all'organizzazione, Antonello che ha fatto tutta la parte hardware, quindi pensate 60 pali, l'antenne, tutta l'organizzazione dei montaggi, eccetera. E Luca, NCJ, che invece ha seguito tutta la parte di public relation, rapporti formali, vi assicuro che anche lì c'è un lavoro da fare di mail, risposte, pubblicarsi, essere presenti sui social, oggi è veramente una parte importantissima. E anche Carlo, che era qua a KJS, che per i primi anni ha ricoperto la carica, si è assunto l'onere di essere il presidente di questo gruppo, e chiaramente anche i primi anni sono stati piuttosto pesanti. Quindi questo gruppo, insieme poi a tutti quelli che si sono aggregati per darci una mano, ha veramente fatto un'impresa favolosa, con tante novità. Pensiamo solo alla parte di collegamenti, o tutte le 60 stazioni erano collegate online con il log che venivano, mano a mano che venivano introdotti QSO, venivano mandati ad un server e alla direzione di gara, e quindi c'era un controllo da parte dei giudici proprio online su tutti i log e su tutte le operatività del WRTC, una cosa che nessuno aveva mai fatto prima. Quindi devo dire che da questo punto, grazie a Max, Lorenzo, Fabio, ce ne sono veramente, è stato un gruppo fortissimo. Non finirò mai di ringraziarlo. Bene, partiamo, ecco. Però scusa, volevo ringraziare Claudio VQ, che ha perso un paio di mesi a fare sopralluoghi dall'Emilia alla Romagna. Io ho avuto la sfortuna di essere l'unico pensionato del gruppo, e quindi tutto quello che richiedeva tempo, dall'andare a cercare i siti, a telefonare agli agriturismi, fare gli accordi, fare tutta la parte gestione delle qualificazioni, andare a vedere il sito, la location dove fare, contatti con gli alberghi e così via, contatti con la società che gestiva poi l'evento, che ha gestito tutte le prenotazioni degli alberghi e così via. Vabbè, quella me la sono fatta io, ma è stata la... Il suo libero scelto, ovviamente. Mia libera scelta, nel senso che... Grazie, vabbè, Claudio, comunque. Vabbè, grazie. Allora, come avrete capito, è stata veramente un'esperienza unica l'organizzazione di questo evento, perché ha portato nella nostra regione oltre 120 concorrenti, team da tutto il mondo, quindi avevamo un team dalla Oceania, Nuova Zelanda, Australia, Sud America, cileni, Pei Greca, Hawaii, c'erano veramente tante, sono venuti da tutto il mondo, veramente è stata una cosa fantastica. 60 arbitri e 6 giudici, abbiamo avuto 6 giudici che veramente rappresentano il non plus ultra della storia dei contest nel mondo, quindi UA6 è venuto Gina, UA9 NA, è venuto PYGRECA 5 Eco Golf, N6AA, W6 OAT, Fabio che è l'ultimo, chi era? Ah, Tine, S50, è anche il presidente del Sanctioning Committee del WRTC. Oltre a 100 volontari che ci hanno aiutato, direi che sono stati fondamentali per tutta l'organizzazione del WRTC. Senza di loro, senza chi, pensate, montare 60 siti, 60 antenne con i dipoli in praticamente 15 giorni prima, ecco. La scelta degli agriturismi è stata fondamentale anche per questo, perché alcuni ci hanno permesso di montare le antenne anche 15 giorni prima, quindi è stato fondamentale per darci quel tempo, visto anche purtroppo da un certo punto di vista la scarsità dei volontari, ecco. Qui se ne avessimo avuto un altro centinaio sarebbe stato veramente un bellissimo evento. Purtroppo quelli che c'erano sono stati spremuti
veramente si sono spremuti, più che sono stati spremuti, si sono spremuti da soli per anche 10-12 ore al giorno di lavoro. È stato veramente una cosa encomiabile. Poi gli agriturismi, ecco, la disponibilità di tanti agriturismi, e non è stato facile, siamo partiti con 120 agriturismi che avevamo selezionato in giro per la regione Emilia-Romagna, per arrivare poi alla fine a quelli che ci hanno dato il permesso, che erano circa 66. Considerando poi che un mese prima dell'evento c'è stato purtroppo quel disastro in Emilia-Romagna, soprattutto verso la Romagna, che è stata due alluvioni praticamente una di seguito a 15 giorni l'una dall'altra, e che ci ha portato via circa 8 siti che erano diventati impraticabili. E quindi un mese prima dell'evento ho dovuto ricercare di nuovo altri 8 siti, alcuni erano quelli di, erano già quelli di emergenza, diciamo quelli di riserva, che sono stati messi dentro, ma ho dovuto cercare altri 8 siti nel giro di un mese, e quindi mi sono spostato un po' verso la parte modenese, diciamo così, quindi alcuni siti erano anche in provincia di Modena, che erano piuttosto lontani da raggiungere da Castel San Pietro. Quindi a Castel San Pietro la location sono stati 4 alberghi che avevamo praticamente tutti pieni, quindi 220 stanze prenotate, 63 le stazioni che abbiamo installato in giro per l'Emilia Romagna, e oltre 400 ospiti stranieri da tutto il mondo che sono venuti per partecipare all'evento, alcuni con moglie, famiglia, e veramente è stato una cosa favolosa. Andiamo, aspettate qua. Questo è un breve video che... Thank you.
Super Publio. Yeah, Super Gabriele. Questo era il clima che si respirava, In the name of WRTC Century Committee, I here announce that World Radio Sport Team Championship 2022 is officially open. Doppio di K2A. DJ 5 Mad Whiskey, deal 1, India Alpha Oscar. First place, I-44 Willie, UW7LL, V3 Delta Zulu. Congratulations, guys. We invite you to come to next WRTC in United Kingdom. Ecco, questo è un po' super. L'aria che si è respirato al WRTC, ecco, dalla cerimonia iniziale a quella finale, alla gara che si è vissuto. Diciamo che è stato un po' un sogno che si è realizzato. Obiettivamente ho avuto qualche tentennamento fino a un anno prima, ecco, perché le cose andavano a rilento, non è stato facile, soprattutto vincere una diffidenza che quando si va in certi ambienti, specialmente negli Stati Uniti, verso proprio gli italiani in genere, ecco, quindi è stato veramente lì un po' avvilente, vi dirò, partecipare a queste riunioni e sentirsi sempre chiedere: ma lo farete sul serio questo WRTC? E tutte le volte, tutti gli anni ci chiedevano questo, ecco, ma a che punto siete? Ma siete sicuri di farlo? No, ecco, quando uno si fa... Fino a maggio 2023 ce l'hanno chiesto. Ecco, quindi insomma mi fa piacere che siamo riusciti finalmente alla fine a vincere anche questa diffidenza. E quindi ci hanno veramente dato una mano per l'impegno anche finanziario che una cosa di questo genere richiede, ecco, parliamo di centinaia di migliaia di euro, insomma, quindi è stato veramente una, anche andare in giro a mettere insieme tutte queste risorse per organizzare questa cosa. Un grazie, non mi stancherò mai di dirlo, è stato
soprattutto H1LZ Crassi, che nel 2019, quando io e Carlo andammo negli Stati Uniti, ci disse: se fate WRTC in Italia io vi darò tutte le antenne. E lì è stato, diciamo, il via, e quindi io e Carlo ci siamo guardati e abbiamo detto: adesso lo dobbiamo fare, però abbiamo le antenne e lo dobbiamo fare. Ma è stato anche un gesto di fiducia nei nostri confronti da parte di un grosso radioamatore americano, che ha trascinato un po' anche tutto il resto del mondo a darci una mano. E quindi diciamo che è stato proprio la prima pietra l'ha messa lui, e quindi gli dobbiamo anzi veramente le grazie di tutto il mondo della radio per questo. Vi assicuro che sono stati 5 anni di impegno notevole da parte di tutto il gruppo organizzativo e di chi ci ha dato una mano per organizzare tutto questo. La scelta del posto è stata veramente fantastica, il comune di Castel San Pietro che ci ha aiutato da parte del sindaco, della regione Emilia Romagna che ci ha dato una mano, e alla fine anche il Ministero dello Sviluppo Economico ci ha dato il proprio patrocinio, e non solo, ci ha veramente riconosciuto anche per avere tutti i nominativi che sono stati per la prima volta utilizzati in Italia, Italia 41A eccetera e così via, che non erano mai stati utilizzati proprio per questo evento. La vicinanza dell'aeroporto di Bologna, i 4 hotel vicinissimi l'uno all'altro a Castel San Pietro, che è una zona di terme anche votata proprio all'accoglienza turistica, per cui è stato veramente una scelta ottima del posto e come location, un piccolo comune ma molto molto attrezzato da questo punto di vista. Bologna naturalmente è la città della radio, Marconi, quindi molti quando sono andati a visitare la villa di Marconi, la fondazione Guglielmo Marconi, il museo Marconi, cioè è stato per molti radioamatori credo un momento assolutamente emozionante. Un altro grazie va ad Absolute Eventi e Comunicazione, che è stato il nostro partner dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda gli alberghi, le prenotazioni, l'organizzazione degli eventi proprio dal punto di vista economico, accordi con gli albergatori e chi doveva appunto fornire tutti i vari servizi. Quindi è stata una collaborazione che diciamo è andata anche oltre il semplice rapporto di lavoro. Ecco, loro lo facevano per lavoro, ma credo che ci abbiano dato veramente una mano oltre tutto questo, a partire da Maria Grazia Lioce e Graziana Petracca, che penso chi ha partecipato abbiano sicuramente contattato. Ecco, questo è un altro video girato su Castel San Pietro e la location dove si è svolto il WRTC. Poi c'è la zona delle terme che è verso la collina, ecco, qui c'erano parcheggi di 4 alberghi che ci hanno dato l'ospitalità, era uno dei 4 alberghi, la nostra palace. Ringraziamo Vitor, Papa Yankee 2, nome da Yankee, che ci ha dato, è stato uno degli animatori del WRTC.
poi i volontari, ecco, da qui vanno spese più di due parole sui volontari che sono venuti a darci una mano, dal montaggio delle antenne al preassemblaggio delle antenne, perché tutte le 70 antenne sono state preassemblate nei capannoni che ci ha messo a disposizione Gianluca Oro, e quindi per diversi weekend, giornate, c'è stato chi è venuto anche dalle zone I2 per montare, preassemblare tutte le antenne, e quindi direi che i volontari, quei pochi che ci hanno veramente dato una mano, hanno lavorato in una maniera incredibile, e grazie a loro che tutto questo evento è riuscito ad andare in porto. Queste sono un po' di foto. Grazie ancora di cuore, perché è stato veramente, qui ne vedete alcuni non sapevano neanche cosa fossero i contest, fino a che non sono stati coinvolti in questa impresa. Alcuni se li sono portati via anche i carabinieri, dopo l'hanno rilasciato, ma no, questo è Walter Capelli Greco, che ci ha dato anche lui una mano fondamentale, ha trovato addirittura sei siti nella zona di Sant'Arcangelo, Rimini, San Mauro, qui è col sindaco di San Mauro Pascoli, scusate, sì, San Mauro Mare, e insieme al team che ha operato dalla palestra di San Mauro, che ci avevano messo a disposizione, che il sindaco ci aveva messo a disposizione. Gli altri sono tutti i montaggi fatti in giro, ricordo Laura che ci ha dato una mano incredibile nella parte invece organizzativa al quartier generale del VRTC. Poi c'è la parte di logistica, organizzare tutte le spedizioni di 70 stazioni, di poli, tre spezioni di cavo ogni stazione, i rotori, le antenne, i pali naturalmente, tutte le corde per fissare l'antenna, i pali, quindi tutti tagliati, eccetera, da mandare in ogni sito, in modo tale che chi poi andava a montare tutta l'antenna si trovasse già tutto il materiale pronto per essere installato. Non solo, c'erano anche tutte le scatole con dentro i telefoni, perché su ogni postazione è stato dato un telefono apposito al giudice per collegarsi con la sede centrale, orologi, cavetti, tutto il sistema di monitoraggio della potenza con cui il giudice controllava il non superamento della soglia dei 100 watt che erano consentiti durante la gara. Ecco, in tutte queste scatole che ci sono state messe a disposizione dalla WRTC 2018, quindi dai tedeschi che le avevano preparate per loro e ci hanno omaggiato di tutto questo materiale, quindi però c'era proprio un problema di trasporti, di stoccaggio, di organizzazione proprio logistica della spedizione. E questo dobbiamo ringraziare Oro, Gianluca, che ci ha messo a disposizione gli spazi, i capannoni dove poter organizzare questo lavoro, ma lui stesso ha fatto gran parte di questo lavoro. E tanti sabati e domenica ad aprire il capannone per i volontari che venivano ad aiutarci, ma veramente da tutto il nord Italia, ecco, anche dalla zona 6, dalla zona 5. Ecco. Grazie a tutti. Poi passiamo alle postazioni. Qui è stato cominciato a montare un po' di antenne nei vari agriturismi. Ecco, devo dire che c'era chi con entusiasmo si è gettato in questa
pensavo già di essere in ritardo, ma lo so. Per 5 minuti, c'era chi si è gettato in questa avventura senza ritegno, nel senso che bellissimo radionatore, chi mi ha raccontato storie che il nonno andava a portare il carretto con le apparecchiature a Marconi, di questi proprietari di questi agriturismi. Devo dire che i posti secondo me erano uno più bello dell'altro, perché veramente abbiamo trovato delle location che erano stupende, e credo anche che sia stato una dei punti vincenti di questo WRTC, cioè il fatto che i concorrenti avessero una postazione che non in tutti i casi, purtroppo, perché c'era magari chi non aveva l'aria condizionata, non erano tantissimi, però rispetto alla tenda che avevano in Germania, direi che il passo sia importante, notevole in avanti. Poi chiaramente siamo in pianura padana, una delle zone più densamente popolate dell'Europa, e quindi i rumori, abbiamo fatto una valutazione, perché tutti questi siti io personalmente ne ho, e anche Fabio, li abbiamo visitati tutti, stabilito dove mettere le antenne, verificati, quindi abbiamo fatto un ascolto su tutte le bande con un SDR per verificare che non ci fossero rumori, e infatti ne abbiamo scartati circa 5 di questi siti, sono proprio stati scartati subito per il rumore che avevano. Purtroppo la prova radio che è stata fatta è la prova di sì e no un'oretta di ascolto su ogni sito, per cui chiaramente se i rumori non erano presenti costantemente non sono stati individuati. Infatti durante prima della gara alcuni siti li abbiamo dovuti scartare, perché obiettivamente non era possibile fare la gara da questi posti, utilizzando quindi i posti di riserva che avevamo, i siti di riserva che avevamo. Diciamo che ne avevamo fatto uno al sabato mattina, 3 ore prima dell'inizio del contest, ecco, l'ultimo backup del backup, Antonello se lo ricorda bene, ecco, montato dalle 9 alle 11 quando il contest iniziava alle 2. Ecco, in generale tutti i siti sono stati presi laddove consentivano di installare l'antenna con almeno, diciamo, da ovest a est pulito, cioè senza ostacoli, eccetera. Chiaramente dall'Italia, da questa postazione, il sud conta un po' meno. È chiaro, ci sono qualche moltiplicatori, ma diciamo il grosso dei QSO non arriva da sud. Quindi, Antonello, buona pace di Siciliano. Tanto non valevi quello che fare. No, ecco, e quindi alcuni erano veramente, veramente belli, cioè degni di, diciamo, del sogno di ogni radioamatore che vorrebbe mettersi una stazione lì in mezzo, ecco. Tutti naturalmente in pianura, qualcuno era leggermente più alto, un po' più spostato verso la collina, ma poca roba. E devo dire che qualche proprietario di agriturismi, quando siamo, scusate, faccio sentire, questa è la gara, sono i due, il team spagnolo con C2DX e C1 e BT. Qui il giudice ascoltava su due pilot separati, su due orecchie separate. Uno in SCB1 e uno in C2DX. E scattava col alcuni si erano portati dietro veramente delle stazioni che erano degne di una stazione da contest a casa, ecco. Quindi l'importante è che cosa si sono portati dietro questo, ma vi assicuro che
i cinesi, per esempio, avevano una cosa strampalata tra radio, filtri, quattro valigioni da 50 kg l'uno, penso. Anche i giapponesi, mi sembra. K9 CT. Ok, questa era una, tanto per farvi sentire un po' l'aspetto della gara. Infine la classifica finale che ha visto vincitore il team di U7 Lima via 3DZ, che erano uno sponsor team di cui il Stefano ha avuto la fortuna di accompagnarli, tra l'altro in un bellissimo agriturismo che è la Castellina di Simonetta, si chiama. E penso siano stati veramente un weekend da sogno per loro. Poi non si erano mica resi conto, cioè loro l'unica roba che hanno guardato alla fine, e gli fa 1W7LL a Yuri: oh, abbiamo fatto 1100 americani, non mi sembra male, eh? E no, avevano dei rater molto buoni, 40, incredibile, perché questo di polo era veramente a 6 metri da terra, cioè, quindi con gli angoli giusti. Sì, gli angoli, nel senso rettangoli. No, loro erano, sono bravissimi. Yuri veramente un'altra categoria, sente roba che quasi non esiste. E poi niente, cioè il posto era bello, c'era l'aria condizionata, si stava da Dio, abbiamo mangiato verso l'infinito e oltre. Ma tipo con 10 euro ci davano primo, secondo, terzo, quarto, faceva la mano con la liquidizia, cioè praticamente non avete pagato, no? Abbiamo pagato un paio di robe, sì, solo, ma no, poi ho pagato niente. Sì, ma perché ci siamo fatti fare qualcosa in più, giusto per non abbandonarli lì. Poi c'era questa macchina di caffè che loro lo volevano lungo, però usciva ristretto. E allora io gli facevo 3 cialde o 2 cialde alla volta, no? E loro mi dicevano: così vedi che è più lungo. Sì, meglio. E quindi no, non si sono alzati per quasi 14 ore. No, tutto bene, cioè posto bellissimo, organizzazione stupenda, loro sono stati contentissimi. Infatti poi celebreremo dopo da remoto, perché la situazione purtroppo in Ucraina sta peggiorando notevolmente. Non ti lascio. No, adesso, certamente questi aneddoti, come vedete, sono la bellezza di questo evento, secondo me, dall'accoglienza, da come sono stati veramente, con questa signora proprietaria di questo agriturismo, la Castellina Concordia di Modena. È stata una di quelle entusiaste, ha chiamato il vice sindaco di Concordia, l'assessore, per vedere appunto questo evento. E secondi sono arrivati i tedeschi, DJ5MW di Leuneo. Va detto anche che Yuri e Jaros erano venuti già due diverse volte in Italia per provare la propagazione, erano venuti anche un mese prima a fare un contest da Claudio Janicevski, quindi erano preparati, diciamo, alla propagazione, perché chiaramente poi, come vedete, gli altri sono tutti o quasi tutti europei, che hanno naturalmente goduto del fatto di conoscere molto bene la propagazione, oltre a essere dei fantastici operatori, naturalmente, perché a questi livelli, diciamo che nella prima quindicina bisogna essere dei fantastici operatori per entrare dentro a questa classifica, sia CW che in SSB, operare con due radio, quindi è stato veramente. Diciamo che comunque quelli che arrivano sempre nelle prime posizioni, anche in Italia, sono arrivati nelle prime posizioni, quindi vuol dire che i siti più o meno erano equivalenti tra loro.
un po' di statistiche, qui ve le dà Fabio che allora qui abbiamo un po' di dati che sono estratti dal database di tutti i QSO che sono stati ricevuti in tempo reale dal sistema che avevamo configurato e che grazie al nostro IT team abbiamo potuto analizzare in tempo reale. Comunque parliamo di circa 250.000 QSO, 153 country presenti collegati da tutti i partecipanti. Come potete vedere 180.000 europei, ovviamente nordamericani 52, asiatici 11.000 a scalare, ma questo è un classico in tutti i contest, a scalare 2.100 sudamericani, 900 africani e 430 oceani. Ecco. Interessante da notare sono i primi 20 country lavorati, dove partiamo da 48.000 americani. Quindi considerate le connessioni di propagazione, decisamente l'idea nostra è di avere un numero di europei o comunque di tedeschi più presenti rispetto agli americani, invece no, abbiamo 48.000 americani, 36.000 tedeschi, 24.800 italiani. Grazie anche agli italiani perché vedo che hanno collegato le stazioni a man bassa. Sì, diciamo che all'interno di questo del W3C avevamo attivato un award, un diploma, no? Sempre per il fatto che avendo i log in tempo reale potevamo anche avere in tempo reale una classifica di chi stava collegando i partecipanti al W3C, quindi in questo caso c'era la corsa a collegarli in alcuni casi nel minor tempo possibile, nel numero maggiore di bande, nel numero maggiore di bande modi, quindi c'era tutta una serie di criteri. E anche questo nessuno l'aveva mai fatto. Sì, anche questo nessuno l'aveva mai fatto, ma soprattutto avere la possibilità di avere tutto in tempo reale. Apro brevissima parentesi, questo ci ha permesso come judging committee, per quale io sono stato onorato di essere presente e partecipante a questo gruppo, di poter realmente in tempo reale analizzare cosa stava succedendo. Questo perché in tutti i WRTC, ma a partire dagli ultimi 20 anni, quindi negli ultimi 5 WRTC, c'è sempre stato il problema del cheerleading. Il cheerleading è, diciamo, quella serie di attività che vengono svolte per favorire un partecipante o un altro, anche se in teoria non viene riconosciuto, poi ci sono sempre, in particolare quando si va in SSB, gli operatori si riconoscono, c'è sempre qualcuno che poi dopo fa delle attività di spotting per cercare di favorire i collegamenti a una stazione rispetto all'altra. Questo però a noi ci ha permesso, a seguito di un'analisi che abbiamo fatto nei log passati degli ultimi due WRTC, di capire effettivamente se c'erano degli schemi sui quali questi supporter, chiamiamolo così, cheerleading, come si fa negli Stati Uniti con le bandierine, e avessero avuto la possibilità di essere rilevati, ed effettivamente abbiamo trovato una soluzione, comunque abbiamo fatto una serie di analisi che ha permesso al Contest Committee di poter applicare delle penalità allo score finale, facendo sì che ci fosse, chiamiamola così, una giustizia migliore rispetto agli altri WRTC, e anche questo è stato la prima volta. Vabbè, tornando a noi rapidissimamente, quelli sono i rate delle varie 24 ore. Ok, 4,59. Questi sono i rate cumulativi di tutte le stazioni, come vedete. Il primo giorno è stato un giorno ricco, poi ovviamente come sempre, poi di solito la seconda giornata è una giornata diurna, quindi finisce a mezzogiorno il contest alle 11. Una leggera ripresa, sì, verso la fine del contest. Poi c'è ancora... Ecco, questi sono il tipo di software e il tipo di radio che sono stati utilizzati. Dunque, abbiamo Top On Roll 1MM, seguito da TXLog, WinTest, BrightLog, QRTest dal nostro team italiano e un team che ha utilizzato Skokum Logger, che è un software per Macintosh.
E invece dalla parte radio abbiamo Elecraft che vince a mani basse proprio, 50 radio tra K3 e K4. Sì, è sul K, più che un K3, K4 ne avevamo una decina, ecco, però considerate che avevamo l'ingegner capo della Elecraft come operatore di un team, quindi lui si è portato dietro 3 K4 e 2 K3. 32 Jesu misti fra varie radio di vari modelli, 14 Flex, 10 Icon, 10 Kenwood e un MP1 che è un apparato russo. Quindi diciamo questi sono, è una distribuzione del numero di stazioni e radio. Questo è un, vabbè, è un rating, è il rate del primo e dell'ultimo, ma non perché né perché quelli tra uno e l'altro siano estremamente diversi. Come potete vedere però, diciamo la scala qua in questo caso è a 3,50, in questo caso è 2,50, potete vedere proprio che ci sono dei picchi enormi che vengono, infatti sotto potete vedere che hanno dei rate in particolare sull'ora, sulle 60 minuti, sul sito, per un avviso di capacità operative. Ecco. Velocissimo, ecco. Poi direi che siamo quasi alla fine. Questi sono stati tutti i nostri principali sponsor ai quali abbiamo fatto un'azione per 4 anni, fondamentalmente non ci potevano più vedere né a Dayton né a Orlando e alla fine sono riuscito a strappare l'ultimo coupon a Elecraft qui a WRTC dove gli ho strappato il coupon per il KPA 500 e dobbiamo ringraziare veramente tutti perché spaziamo a livello mondiale dalla Spagna, l'Italia, gli Stati Uniti. Manca Flex, ma qualcuno non è stato messo, ma va bene. Perché qualcuno ha vinto un Flex. Dov'è quello che mi ha andato via? Quello che ha vinto un Flex. E soprattutto tantissimi contest team in particolare americani, pochi europei, a parte i Bavarian Contest Club, e che hanno dato un contributo notevolissimo perché negli Stati Uniti c'è questa diciamo tradizione nel supportare i team in particolare, ma soprattutto supportare l'evento dando dei contributi. Negli Stati Uniti c'è una visione leggermente più ampia, qui però ci stanno togliendo la radio, il timing è finito, passiamo all'ultima slide e facciamo un thank you. No? Sì? Ok, grazie a tutti ragazzi. Mi dà solo una cosina velocissima. Non ci sono stati problemi economici, grazie a quello che diceva Fabio. Finalmente anche tutti i vari contest club americani ci hanno riconosciuto la forza, la volontà, l'impegno che abbiamo messo e quindi negli ultimi tempi ci hanno dato un contributo notevole, non solo, ma anche dei radioamatori tedeschi che hanno organizzato il WRTC 2018. Qualcosa è rimasto e allora si stava decidendo nel gruppo organizzativo di dedicare un po' di queste risorse all'organizzazione di una scuola di contest che ne parli tu Antonello, ve ne parla Antonello, però insomma questa è un po' l'idea che sta maturando in seno al comitato organizzatore del WRTC, quindi di proseguire questa attività con una vera e propria scuola di contest per chi vuole approfondire e imparare a fare i contest. Ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Claudio, grazie Fabio. Ok, scusatemi ma qui il tempo è sempre tiranno perché al mattino non riusciamo mai a iniziare perché tra traffico, gente, cose varie, poi dopo siamo sempre in rincorsa. Per chi si volesse fermare a cena e non è ancora prenotato fuori, poi vi consiglio di prenotare perché per le 13 poi dobbiamo dare il numero al ristorante.